Radio Radicale, siamo con la responsabile giustizia del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, per parlare con lei del DDL Cybersicurezza che è stato esaminato ieri, è stato dato mandato al relatore, la prossima settimana sarà in aula. In questo provvedimento è stato votato un emendamento dell'onorevole Costa, che non saprei adesso a questo punto se definirlo più parlamentare della maggioranza o dell'opposizione, che riguarda gli accessi, il controllo da parte degli ispettori del Ministero della Giustizia sugli accessi informatici. Su questo c'è stata la polemica sul cosiddetto dossieraggio. Allora, cosa prevede questo emendamento e qual è il vostro giudizio di questo vostro collega dell'opposizione? Ma allora, intanto si tratta di una fattispecie che ci ha lasciato non solo molto perplessi, ma su cui abbiamo espresso la nostra contrarietà. Nella sostanza si consente agli ispettori del Ministero di poter accedere agli accessi che fanno alle banche dati la Polizia Giudiziaria su delega della Procura quando appunto fa un'indagine. Beh, noi riteniamo che questo sia onestamente oltre, diciamo, il limite del rispetto e della leale collaborazione fra istituzioni, che soprattutto non possa e non debba ledere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, soprattutto nella delicata fase delle indagini e delle indagini così importanti. Per cui abbiamo, come dicevo, detto che siamo assolutamente contrari, ciononostante è passato questo emendamento. Certo, onestamente credo che sui temi della giustizia le opposizioni dovrebbero essere più unite e dovrebbero evitare questi grimaldelli che veramente cercano e purtroppo in alcuni casi riescono a scardinare il sistema. Senta, prima dell'emendamento Costa, c'erano le dovute garanzie per questi accessi, diciamo, abusivi che hanno costruito la polemica sul dossieraggio? Ma che ci fosse la necessità di un intervento sulla cosiddetta cybersicurezza, che ci fosse la necessità di fare chiarezza, ordine e di evitare che ci fosse una, diciamo, facilità ad accedere ad alcune banche dati, credo che sia sotto gli occhi di tutti e per questo noi abbiamo dato il nostro appoggio e abbiamo presentato anche degli emendamenti. Qui però si è andati un po' oltre, quindi su questo emendamento diciamo che c'è un problema, c'è un problema pratico e c'è un problema politico. E vorremmo che la maggioranza se ne facesse carico. Purtroppo invece la maggioranza ha dato parere positivo e non so se questo troverà, diciamo così, l'appoggio, il sostegno della magistratura, che ancora una volta, ahimè, riceve, diciamo così, uno sgambetto dalla politica. Senta, secondo lei c'è un caso Costa, nel senso che qualche settimana fa c'era stata questa, o qualche mese fa, la polemica sull'appoggio esterno di Costa alla maggioranza rintuzzato da Calenda. Allora, lei continuerebbe a definirlo parlamentare d'opposizione perché, insomma, tutte le cose che lui fa passare poi alla fine scontentano i colleghi dell'opposizione e fanno tanto contenti quelli della maggioranza. Succede una, due, tre volte e a sto punto? A questo punto è un problema di Calenda, glielo chiedo a lui. Bene, allora quando lo vedo glielo dico. Grazie a Deborah Serracchiani. Grazie.